Andiamo a introdurre l'ingegnere Alaimo, che è un professionista nell'ambito delle telecomunicazioni dagli anni 90 e che è appassionato di Linux, open source, Python. Ci presenterà appunto che metodi esistono per il riconoscimento facciale con R e Python e come si possa utilizzare l'intelligenza artificiale, come possa essere utile a questi scopi. Prego. Ok, grazie Walter. Allora, aspettiamo che... Ecco, perfetto. Allora, diciamo, il mio intervento spero che sia, diciamo, di toni differenti rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Diciamo, l'ultimo intervento è stato agghiacciante, impressionante. Comunque, diciamo, lo scopo è quello di fare vedere delle tecniche di machine learning, quindi la mia presentazione, diciamo, sostanzialmente si articolerà in due parti. Una prima parte in cui darò dei cenni rispetto a quello che è il machine learning, alcune tecniche. La seconda parte è un po' più ludica, dove farò vedere con un esempio pratico, un esempio poi che non è mio, si può trovare su internet, come si fa effettivamente a tirare su un sistema che faccia il riconoscimento facciale. Quindi cominciamo dalle tecniche. È già stato detto, diciamo, in buona sostanza il machine learning realizza quello che in pratica prima si faceva con un tipo di programmazione che era detto formale, cioè dai dati e con un programmatore tirava fuori un risultato che era coerente con i dati e col risultato atteso. Il machine learning in realtà realizza un tipo di paradigma diverso in cui i dati vengono inseriti in un computer assieme al risultato, cioè quello che dai dati porta poi a un certo obiettivo. In questo computer c'è un'entità che chiameremo learner, che impara dai dati, che costruisce in maniera automatica un modello che poi, il computer può essere lo stesso, uno schema questo qui didattico, viene passato, diciamo, in pasto a un altro computer che, a partire da dati differenti ma della stessa tipologia di quelli adoperati dal learner, riesce a ricavare il nuovo risultato, la cosiddetta predizione. Ok? Quindi sostanzialmente succede che le macchine imparano da un set di dati che chiameremo data point per raggiungere un certo obiettivo che chiameremo target o label, e questo qui è possibile tramite la costruzione di un modello che permette di riprodurre il fenomeno che si sta analizzando. Okay? E alla fine, diciamo, il modello deve essere validato per verificare effettivamente se la predizione è corretta oppure se si sta sbagliando qualche cosa. Ci sono diverse strategie, diciamo, per insegnare il computer, perché il computer apprenda dei dati. Queste strategie sono, per esempio, l'apprendimento supervisionato, che sostanzialmente è utilizzato per la regressione, in cui l'obiettivo è arrivare a un numero. Per esempio, pensiamo al costo di una casa. A partire dai dati di quella casa possiamo realizzare quale può essere il prezzo di vendita. O la classificazione. In questo caso l'obiettivo è, a partire dai dati, classificare se la persona è sana oppure ha un tumore, nel caso i dati siano di tipo medico. Un altro tipo di strategia è l'apprendimento non supervisionato, e in questo caso quello che succede è che il dato non è targettizzato, cioè vuol dire a partire dalla base dei dati non è associato una label oppure un risultato a quei dati. L'algoritmo deve capire da quei dati che tipo di soluzione può essere trovata. In questo caso, diciamo, le tecniche sono quella del clustering, significa raggruppare elementi che hanno, diciamo, delle caratteristiche simili, o la riduzione della dimensionalità, che è un tipo di tecnica che permette, a partire da una base dati enorme, di eliminare quei dati che sono superflui rispetto, diciamo, al significato dei dati veri e propri. Un'ultima, diciamo, tecnica è l'apprendimento con rinforzo, che per esempio è usata in sistemi come quello che abbiamo visto stamattina di gioco, in cui in pratica, diciamo, il programma prende delle tecniche per cercare di raggiungere un tipo di soluzione che sarebbe vincere il gioco, imparando dai propri errori. Questo, diciamo, è un sinottimo in cui sostanzialmente riporto le tre tecniche e i vari algoritmi che possiamo adoperare. Vado abbastanza veloce. Cosa può succedere, diciamo, lavorando con i dati? Che in realtà nella costruzione del modello si vada in underfitting, cioè vuol dire la quantità di dati non è sufficiente, il modello non è adeguato per arrivare al tipo di soluzione, al target. O overfitting, al contrario, i dati sono adeguati, il modello è ottimo, la predizione è quasi sempre veritiera, però questo tipo di modello non si adatta a dati di tipo diverso. Quindi bisogna trovare un compromesso tra quello, diciamo, che la parte, diciamo, l'underfitting, cioè avere pochi dati o avere un modello inefficiente,
o l'overfit, avere troppi dati, è un modello efficientissimo, la soluzione è quella in mezzo. Se io immagino, diciamo, questi tre grafici e la linea tratteggiata corrisponde a una funzione, sostanzialmente la funzione che corrisponde meglio a separare i dati è quella in mezzo che io ho descritto come appropriata, anche se qualcuno dirà che in realtà, diciamo, lascia fuori qualche risultato e quindi non raggiunge il 100% di risultato. In genere, diciamo, quello che succede nel machine learning è che il 100% non è il dato, diciamo, migliore che si può ottenere. Quasi sempre, se si è al 100% della predizione, vuol dire che il modello è overfitting, non va bene. Se si cambiano i dati, praticamente quel modello non serve più. Quindi bisogna trovare un compromesso per rimanere nella zona di well-fit, si chiama. Per arrivare a questo risultato, quello che si fa è prelevare i dati e partizionarli, perché poi, diciamo, una parte di quei dati verrà utilizzata dal modello per poter effettivamente verificare se è stato costruito bene. Questa procedura si chiama partitioning, in modo sostanza i dati vengono divisi in un set di training set, che viene utilizzato per l'apprendimento, e un set di testing set, in cui il modello viene provato e viene testato effettivamente se è coerente con il risultato. Ci sono poi diverse tecniche, io qui andrò veloce, per stabilire effettivamente se il modello è valido oppure no. Sono delle tecniche tipo matematico, per esempio quando il risultato è un dato numerico, questo è, diciamo, un altro tipo di validazione che viene fatta su modelli che raggiungono un risultato di tipo numerico, o altri tipi di modelli, per esempio nella classificazione, che si basano sulla quantità di veri positivi, veri negativi, falsi negativi, e generalmente utilizzano queste tre misure metriche che sono l'accuratezza, la precisione e il recall. Quindi in buona sostanza quello che si fa è costruire una matrice di confusione in cui si va a determinare effettivamente rispetto a quello che il modello predice, questo è un problema di classificazione, quanti risultati sono veramente positivi rispetto a quello che era stato predetto, cioè che è la situazione reale, e quali invece sono stati malamente considerati negativi mentre erano positivi. Quindi parliamo adesso, diciamo, dei vari metodi. Il metodo supervisionato è quello in cui i dati vengono associati a delle label, ok? Quindi a partire da una serie di dati, per esempio se i dati sono relativi a dati di tipo medico, si va a stabilire se quella sequenza di dati, delle misure per esempio di laboratorio, possono verificare se il paziente è malato oppure no. C'è un dottore che va a classificare questi dati, questa porzione di dati viene data a un algoritmo di classificazione, l'algoritmo cerca di capire qual è quella regola che a partire da quei dati porta al risultato, paziente malato, sì, no. Come dicevo, praticamente utilizzando la partizione, la predizione viene fatta su un set, diciamo, che è stato corredato di classificazione, dopodiché viene verificato con la confusion matrix se il modello è coerente con il risultato, quindi lavora bene, oppure no. Una di queste tecniche, per esempio, è il decision tree, che è un tipo di processo che si basa su domanda risposta. Quello che fa in buona sostanza è verificare a partire dai dati quali sono serie di dati o quelle coppie di dati che portano al risultato. Ed è uno degli algoritmi che, se possiamo dire, è comprensibile perché in buona sostanza è un albero di domande e risposte. Si può utilizzare anche in combinazione con altri tipi di modelli similari, una tecnica si chiama ensemble, e dà un risultato di questo tipo. Per esempio in questo caso, che è un esempio preso da internet, si deve stabilire se una cellula è tumorale oppure no. Quindi a partire da alcune caratteristiche che sono state targettizzate, l'algoritmo, con un processo decisionale, quindi sì, no, ma minore o maggiore, va a definire se la cellula può essere definita tumorale oppure no. Quindi è un tipo, diciamo, algoritmo che, se vogliamo, possiamo comprendere. Altra, diciamo, tecnica, come dicevamo, è quella della classificazione non supervisionata. Stavolta l'algoritmo deve stabilire se una certa serie di dati può essere associata, ad esempio, a un cluster, a un gruppo, oppure no. In questo caso lo fa, diciamo, con due elementi, che sono la similarità, mette assieme, diciamo, quelle serie di dati che hanno caratteristiche simili, quindi raggruppa per cluster, oppure va a ridurre praticamente quegli elementi che sono ridondanti rispetto, diciamo, a quello che è l'essenza del dato vero e proprio. Faccio un esempio. Nella faccia, in pratica, quello che è più caratteristico può essere la dimensione degli occhi, la posizione degli occhi, il naso, la bocca, ma per esempio il colore delle guance è un elemento che può essere praticamente trascurato perché non è significativo per riconoscere la faccia. Okay.
Per esempio, in questa, una delle tecniche più adoperate per la classificazione non supervisionata è il K-means, che è un algoritmo che si basa su distanza. In monodistanza, lo faccio vedere, quello che si realizza è mettere, diciamo, i dati in una situazione matriciale in cui ogni dato viene paragonato, cioè di ogni dato viene paragonata la distanza rispetto ad altri dati, partendo dalla situazione in cui vengono definiti dei centri, che sono i gruppi che noi vogliamo stabilire, ogni elemento viene calcolato, di ogni elemento viene calcolata la distanza rispetto al centro di ognuno di questi cluster, dopodiché i vari elementi vengono associati ai vari cluster. La caratteristica di questo modello è che i cluster devono essere definiti a priori. Per esempio, se parliamo di classificazione di utenti di Amazon, per dire, si vanno a definire quei gruppi che hanno caratteristiche di acquisto similari. E in genere i gruppi, diciamo, devono essere un numero, diciamo, contenuto, non elevato. Io ho inserito qualche video, però, diciamo, per poi i problemi tecnici non è possibile visualizzarli. Però in buona sostanza, diciamo, in questo video qui si vedrebbe che tutti gli elementi che qui sono sparsi, tramite l'algoritmo K-means, vengono associati e poi raggruppati in quattro cluster, questi che vedete qui. C'è un'animazione, non è possibile farla vedere, però in buona sostanza è quello che succederebbe. Un altro algoritmo di tipo non supervisionato che è molto in uso è l'HCA, praticamente, che ha due tipi di approccio diverso. In questo approccio quello che si vede in origine è che tutti i dati vengono prima raggruppati in un unico cluster, un unico grande gruppo. Dopodiché si fa in modo che questo gruppo venga sminuzzato fino a ottenere il numero di cluster ottimale, quello che si desidera avere, piuttosto che si parte da una situazione in cui tutti i dati sono indipendenti, ogni dataset costituisce un gruppo, dopodiché si fa in modo di raggruppare quegli elementi che hanno caratteristiche simili. Sono tecniche, diciamo, diverse, secondo la finalità si utilizza il primo o l'altro, però sono tecniche che si basano sulla distanza. Vado avanti su questa cosa. L'HCA poi farebbe vedere questi elementi in questa grafica qui, raggruppati in una sorta di gruppi. Qui di nuovo l'animazione si è persa, però in buona sostanza l'algoritmo va a raggruppare questi elementi in maniera, diciamo, automatica, come vi avevo detto. Questo tipo di algoritmi si basa comunque sul fatto che i dati, che in genere sono numerici, devono essere normalizzati, quindi riportati a un range che sia paragonabile per tutti i dataset. E in genere si utilizza una formula che è questa che riporto qui. È sempre possibile poi, una volta normalizzati i dati, tornare indietro e fare quel processo che si chiama denormalizzazione, riferire al dato originale. Andiamo a vedere un pochettino i tool che si possono adoperare. Io in questo caso ne riporto due, che sono R, che è un tipo di tool, diciamo, molto conosciuto in ambito universitario, e Python. L'esempio che vi farò vedere si basa tutto su R, perché Python viene solo utilizzato per fare l'import, diciamo, del dataset. R è un tipo di linguaggio di ambiente open source, con licenza GNU/GPL, disponibile per molti sistemi operativi, che ha la caratteristica di supportare molti package, che sarebbero delle librerie che ne ampliano le caratteristiche. In questa maniera, diciamo, R permette di interfacciarsi con tutte le piattaforme di big data, con Facebook, con Twitter, fare text mining, ad operare, diciamo, il GIS e così via. Diciamo, ha delle potenzialità infinite. È un tipo di linguaggio che ha un apprendimento un po' complicato, molto, diciamo, utilizzato in ambito statistico, però che permette di avere dei risultati eccellenti. Questo è un ambiente che è piuttosto scarno, in cui c'è una GUI, in cui in pratica si va a scrivere quello che è il programma. In realtà quello che si fa è utilizzare R, che è il motore, con un IDE che si chiama RStudio. In questo caso, diciamo, RStudio permette di integrare, diciamo, di supportare R con tutte quelle feature che sono, diciamo, presenti in un IDE, classicamente come conosciamo, quindi l'evidenziazione della sintassi, il completamento del codice, l'help in linea, la possibilità di vedere i grafici in tempo reale, di fare un debug e così via. Diciamo, tutte funzionalità che R da solo non ha. Oltre al fatto di poter esportare poi quello che si produce in vari formati, compreso HTML, PDF, Word, quindi, diciamo, amplia enormemente le caratteristiche di R.
E questo è l'ambiente. L'ambiente sostanzialmente è diviso in quattro riquadri, in cui questo qui è diciamo, il riquadro dove si inserisce il codice, questa è la console, qui c'è la possibilità di vedere lo stato di tutte le variabili, nella parte di destra, la parte in basso in genere è utilizzata per output di tipo grafico, poi ne vedremo qualcuno nell'esempio. E brevemente qui introdurrò Python, perché diciamo, oltre ad R è uno di quei linguaggi molto utilizzati nell'ambiente machine learning, anzi diciamo che tra loro rivaleggiano. A volte si dice che l'uno è più utilizzato dell'altro, è una questione di gusti, anche di, come si dice, di utilizzo. Per esempio Python è un linguaggio molto più versatile dal punto di vista dell'utilizzo, si riescono a fare più cose. R è un tipo di linguaggio più statistico e più incentrato, diciamo, su certi tipi di attività di machine learning. Quindi anche Python è un linguaggio di tipo un linguaggio free, che è supportato da molte librerie, con alcune caratteristiche di funzionamento simili a Java, come la gestione della memoria, e con prestazioni diciamo, sufficienti per la maggior parte degli scopi. In questo caso diciamo, si va a espandere la caratteristica di Python, e quindi di poter lavorare con, da diventare diciamo, universale a lavorare con ambiente di machine learning tramite alcune librerie che in genere sono il TensorFlow, scikit-learn, NumPy e SciPy. Queste librerie sono disponibili nell'ambiente, per esempio in Anaconda, oppure devono essere importate, ma sono librerie diciamo, ottimizzate per machine learning. Qui c'è un pro contro R e Python, in buona sostanza hanno caratteristiche simili. Come vi dicevo, Python rispetto ad R è più versatile, permette diciamo, di essere utilizzato in più scopi, ma sostanzialmente hanno caratteristiche simili. Anche in questo caso, per esempio, come vi dicevo, in ambiente machine learning, per esempio Kaggle, che è un sito che in pratica propone dei dati che poi vengono analizzati dagli utenti e ci sono delle vere e proprie challenge per arrivare a classificare dei dati, a fare del machine learning su quei dati. Una classifica del 2012 ha stabilito praticamente che in quel momento lì il linguaggio più utilizzato era R, seguito da MATLAB e così via. Python era quasi alla fine. In realtà ad oggi probabilmente diciamo, la cosa è 50-50, si utilizza un poco R e un poco Python, probabilmente più Python perché è più conosciuto diciamo, dalla maggior parte delle persone. Andiamo diciamo, all'esempio pratico, questa diciamo, era una breve introduzione. Quello che volevo farvi vedere era come possiamo utilizzare queste tecniche in un caso reale. In questo caso diciamo, quello che volevo farvi vedere è la classificazione di facce, prenderemo un dataset che ora descriveremo, in maniera automatica. Quindi ho preso un esempio da R Blogger, che è un sito in cui si raccolgono diciamo, degli utenti della comunità di R, che è disponibile in quel link lì, lo potete vedere, io l'ho modificato in parte, ma nemmeno più di tanto. Cosa si fa? Si va a prendere un tipo di dataset abbastanza conosciuto, che si chiama Olivetti Face, che è composto da 400 foto di 40 soggetti. Ogni soggetto è ritratto in 10 foto, in posizione leggermente diversa, con occhiali, senza occhiali, sorridente, non sorridente, ok, quindi delle foto diverse. Queste foto, diciamo, originalmente erano state prodotte intorno agli anni 90, negli AT&T Laboratories, perché c'era proprio un progetto di riconoscimento facciale. Questo dataset è disponibile su Python, in maniera semplicissima, infatti utilizzerò Python per importarlo. Queste sono un po' le facce su cui lavoreremo. Mi serve altro, nel senso che come vi dicevo, R e Python sono dei linguaggi diciamo, sostanzialmente per machine learning, però hanno bisogno di librerie per poter poi entrare in alcuni tipi di lavorazioni. In questo caso quello che faremo è prendere una libreria che è per R, e si chiama MXNet, che è un framework per il deep learning. Il deep learning è un tipo di tecnica che utilizza le reti neurali ed è alla base di alcune diciamo, caratteristiche tipo la guida autonoma, il riconoscimento vocale e così via, diciamo, tutte delle cose su cui abbiamo una discreta esperienza. Cosa fa una rete neurale? Lo scopo della rete neurale è quello di riprodurre in hardware e software i processi che avvengono nel cervello umano. Quindi un tipo diciamo, elaborazione, se vuoi, che ricalca il funzionamento del cervello. Dico subito che è un tipo di elaborazione che porta a risultati eccellenti, ma è di difficile comprensione, cioè non si capisce effettivamente dall'ingresso all'uscita come l'algoritmo sia arrivato al risultato. Mentre nel decision tree, che era quel modello diciamo, ad albero, si riesce a stabilire effettivamente quale sia stato il ragionamento che porta a un tipo di risultato, e qui è impossibile. Quindi è una rete molto efficiente, e vedremo che questo tipo di lavoro sarà molto efficiente, ma assolutamente incomprensibile. Okay? Questa è l'unica pecca diciamo, di R. È un tipo di algoritmo di machine learning, di
base di funzionamento del machine learning che comunque non va bene per tutti i tipi di risultati. Okay? Cioè, secondo il tipo di risultato che si può ottenere, i dati su cui si deve lavorare, questa rete va bene, in altri casi non va bene. Poi vedremo, spiegheremo perché. Tutto parte, diciamo, qualcuno già l'ha detto, dal neurone di McCulloch e Pitt, che è più accademico. In sostanza, diciamo, la definizione di questi ricercatori c'era una semplice, diciamo, costruzione algoritmica in cui ci sono, questo è il neurone, in cui c'è praticamente una serie di ingressi, con un po' di difficoltà col puntatore, in cui ci sono degli ingressi, dei pesi che qui non vengono mostrati, un sommatore e poi una funzione che è una sigmoide, una funzione diciamo di tipo on-off, che serve a stabilire se sulla base di quello che succede negli ingressi, sulla base dei pesi impostati, il neurone si deve eccitare oppure no. Questo è un po' il funzionamento base. Però diciamo il neurone da solo, il neurone singolo non servirebbe a nulla. Questo tipo di applicazione diventa interessante quando si vanno a costituire degli strati di neuroni, come vi ha fatto vedere poco fa il collega che mi ha preceduto, in cui ci sono degli strati che vanno praticamente a definire delle zone in cui avviene l'apprendimento e lì effettivamente il risultato è abbastanza interessante. Ora lo vedremo. Andando avanti, in pratica quello che si realizza è molto semplicemente una rete a più livelli, in cui da questa parte abbiamo gli ingressi, da questa parte ci sono i pesi, questo è uno strato, si chiama nascosto intermedio, si tratta sempre di neuroni, delle funzioni di attivazione che possono essere quelle viste precedentemente, che sono sigmoidi, un certo risultato, in alcuni casi, non sempre, c'è un calcolo dell'errore che viene riportato nello strato centrale, che serve alla rete neurale per capire effettivamente quanto è distante rispetto al target, ok? Questo tipo di funzionamento così banalizzato in realtà è molto efficiente, molto efficace, funziona molto bene. Quindi quello che si vuole fare a partire da una certa immagine è capire, per esempio in questo caso, questo cane a che tipo a che razza appartiene. È chiaro che c'è una fase di apprendimento, qualcuno già prima di me l'ha detto, in cui si va a definire per tutte le foto di questo tipo e si va ad associare la classe ASCII. Ma come succede questa cosa? Come funziona? Praticamente quello che viene fatto è trasformare l'immagine in una matrice, che alcune volte può contenere informazioni in generale sulla luminosità e in altri casi anche del colore. Ognuna di queste matrici che corrisponde poi a un'immagine viene associata a una classe, quindi per esempio nel caso di prima la foto del cane viene classificata come ASCII e tutte le foto di quel tipo. Poi queste immagini, queste matrici in realtà che sono diventate matrici, vengono passate alla rete neurale per la fase di training. Vi ricordate, abbiamo detto ogni algoritmo ha una fase di training in cui impara e una fase di test in cui viene testato l'algoritmo. Quando questa serie di matrici viene passata alla fase di training, in una successiva fase una rimanente parte di immagini, quindi non passata prima al modello come training, viene passata al modello per fare la fase di testing, cioè per stabilire effettivamente dove sono arrivato. Ok. Quindi nella prima fase viene fatto il training, cioè l'algoritmo impara dai dati, dalle matrici. Nella seconda fase un set di fotografie che non è stato prima utilizzato nella fase di training viene passato di nuovo all'algoritmo per fare la fase di testing e qui viene effettivamente verificato quanto il modello è funzionante. In tutto questo è possibile utilizzare una linea di backpropagation, come fatto vedere, per verificare o per addestrare ulteriormente il modello rispetto a degli errori che crea. Un altro pacchetto che verrà utilizzato è questo ebimage, sempre per R, perché mentre l'MXNet serve a introdurre la funzionalità di reti neurali, l'ebimage invece è quello che permette di tradurre l'immagine in una matrice, compresa di luminosità e colori. In particolare questa libreria ebimage, che è tratta da quel sito lì, viene utilizzata in ambito medico. Infatti se andate sul sito vedrete proprio che l'applicazione principale è quella nel riconoscimento delle immagini che provengono da TAC o comunque da dispositivi di indagine medica. È molto adoperata lì. Questo è il codice, quindi non mi fermerò molto sui dettagli, poi il codice verrà reso disponibile tramite le slide. Quello che fa questa parte qui, che in Python, che è l'unica porzione di codice Python che utilizzo, è andare a prendere il dataset, perché è disponibile nativamente per questo tipo di ambiente, dopodiché importarlo e salvarlo in informazioni che sono sostanzialmente la matrice con tutte le informazioni delle immagini e le label, cioè tutte quelle
informazioni che sarebbero il soggetto associato all'immagine. Okay? Quindi da qui a qui sostanzialmente importo quelle facce brutte che vi ho fatto vedere, dopodiché le salvo in una matrice che contiene solo le informazioni tipo matriciale, immagini, e l'informazione che contiene le informazioni delle label, cioè associate ai soggetti, quell'immagine, quella faccia a chi corrisponde. Completato. Lo faccio con, in questo caso, un ambiente che si chiama Anaconda, utilizzo Spider, vabbè, diciamo così, potete fare come volete. Vado in AR, a questo punto io vado a prelevare il pacchetto, quindi importo la matrice che ha i dati, importo la matrice che ha le label, costruisco le strutture che si chiamano data frame in AR, faccio altri giochini, che qui diciamo non mi fermo a spiegarvi, per poi ottenere un risultato che sostanzialmente è, in questo caso diciamo faccio il partitioning, delle 400 immagini che mi trovo, 360 le utilizzerò per il training, la fase di apprendimento, da 361 a 400 le utilizzerò per il test. Attenzione, le facce vengono mescolate, quindi mentre quando vi ho fatto vedere diciamo l'Olivetti Face le facce erano diciamo ordinate per soggetto, in questo caso le immagini vengono mescolate, è necessario che vengano mescolate, no? A questo punto diciamo io ho il mio bel dataset di training su cui il modello si farà le ossa e il dataset che contiene le label, divise 360 per il training e rimanenti che sono 40 per il testing. Ok. Questo qui è l'ambiente a studio. La cosa simpatica è che mentre il programma gira, qui non ve lo posso fare vedere, si vede un pochettino l'avanzamento del programma, riesco a fare anche un plot delle immagini, che siccome abbiamo detto che sono immagini matriciali con informazioni su luminosità, con una funzione di plot, il programma mi fa vedere quale faccia sta analizzando, una cosa più ludica, non serve a niente praticamente. Il programma lavora su matrici. Ok. Arriviamo diciamo invece al punto proprio nevralgico del funzionamento, quando si introduce la libreria MXNet. Quindi qui, una volta che ho definito il test dei dati, quindi il training set e il testing set, carico la mia bella libreria di reti neurali, riprendo il training set e il testing set, faccio dei giochini qui, me li tralascio, ed entro in questa funzione qui. Questa è la funzione che realizza la rete neurale, che è incomprensibile più, no? Anche a me, diciamo, all'inizio ho detto, cosa c'è qua dentro? Ora vi faccio vedere più avanti, c'è una slide che è un po' più esplicativa. Cioè va a fare quel tipo di lavoro che vi ha spiegato Lorenzo prima, no? A vedere dalle immagini le porzioni e quali sono sovrapposte e quali sono significative rispetto ai vari strati di quell'immagine. Si chiama convoluzione questa tecnica qui. Andando poi effettivamente ad apprendere, a imparare quali sono le caratteristiche salienti delle facce, poi passare al riconoscimento. Quindi questa qui è la funzione che in assoluto è il corpo del programma, è un'unica funzione. Implemento la libreria che ho definito qua, e in questo caso una volta che definisco la funzione nella fase precedente, comincio a passargli i dati. Quindi in questo caso quello che gli passo è la matrice di training, okay? Quindi qui gli passo la matrice di training, gli passo anche le label, lui comincia diciamo a macinare tutta questa roba qui. Nella slide successiva sono andato un po' avanti. Quello che succede in questo codice, dove non mi sono soffermato più di tanto, è che viene costruita una rete neurale che è questa, cioè una rete neurale con 1, 2, 3, 4 livelli. Allora, considerate che in generale diciamo, una rete a 4 livelli è una rete abbastanza complessa, perché poi si è visto che se si scende di livelli in genere magari il risultato non è accurato, se si aumenta il numero di livelli si aumenta la difficoltà computazionale, nel senso che poi diventa più difficile per la macchina arrivare al risultato, ci mette più tempo, no? Ma in buona sostanza 3-4 livelli sono sufficienti per ottenere il tipo di risultato che si vuole. Questa è una discreta rete neurale. Qui c'è l'input, i dati, il training set, e qui c'è l'output, cioè quello che la macchina ha predetto. Vabbè, qui diciamo c'era un video, immaginate che la macchina comincia a girare, vi do diciamo un appunto così interessante. Il tipo di programma che trovate, quindi se poi seguite il link e andate al codice originale, veniva eseguito tutto su CPU. E praticamente la mia macchina, che è un i7 con 8 core, con 16 giga di RAM, si fermava, e più delle volte la devo riavviare, no?
sono rimasto un po' così perplesso. Siccome nel codice si parlava comunque della possibilità di farlo girare con una GPU, e io ce l'ho, ma non è una cosa semplicissima, ho provato a mettere mani sul codice, a integrare la libreria di CUDA, alla fine sono riuscito a farlo funzionare sulla GPU. E il risultato è sorprendente. Sono passato da blocchi di macchina o un'ora e mezza di elaborazione con lo stesso dataset a 3 minuti di orologio. Una cosa impressionante. Qui vi faccio vedere come effettivamente l'algoritmo funzionava. In buona sostanza, quello che si capisce è che l'algoritmo procede un po' per tentativi, perché siccome ha una linea di controllo di errore, va a verificare ogni volta qual è l'errore che sta facendo nella predizione. E si può vedere, si vede meglio qui, che in buona sostanza l'algoritmo prevede, diciamo, procede un po' per tentativi, dopodiché a un certo punto, che sarebbe intorno ai 70 cicli, l'algoritmo ha preso qualcosa delle facce, ed è convinto che effettivamente il modello è accurato, tant'è che poi in realtà il programma gira per altri 240 cicli, non succede più nulla, cioè l'algoritmo non migliora, il modello non migliora rispetto a quello che si è trovato. Okay? Quindi è un algoritmo abbastanza efficace, è abbastanza funzionale, tant'è che poi quello che si vede è che predicendo le immagini, quindi da quello che ha imparato delle immagini sorgenti, del training set, lui arriva a un'accuratezza del 97,5%, cioè fa pochissimi errori. È uno degli algoritmi, diciamo, più sorprendenti dal punto di vista di quello che è la predizione. Funziona veramente bene. Tant'è che, diciamo, poi ho riportato il risultato in questa matrice qui. Quello che ha fatto l'algoritmo è, a partire dai soggetti che gli sono stati passati e dal modello che ha costruito, lui ha determinato in tutti i casi in cui c'è il verde del numero, per esempio nel caso 0, ha trovato 2 volte il soggetto 0, 2 volte predetto accuratamente. Si è confuso solamente con il soggetto 7 e 9, che io non ho visto poi nel dettaglio, ma evidentemente sono dei volti che sono simili, in qualche modo hanno delle caratteristiche tali che l'algoritmo non riesce ad andare a fondo. Però se ci pensate, su un set di 400 foto, il risultato di questo tipo è eccezionale, ok? Questo perché? Perché in pratica questo tipo di rete è una di quelle rete o di algoritmo che si presta bene a questo tipo di elaborazione. Quindi quando avete intenzione di fare del riconoscimento di immagini, la rete neurale è quella che si presta meglio, perché è una rete che ha un'accuratezza molto elevata, con, diciamo, la clausola di utilizzare una GPU, perché altrimenti vi fermate. Considerate che una di quelle immagini che ho fatto vedere è una immagine di dimensioni 64x64 pixel, quindi ridicola, però sufficiente a fare il tipo di lavoro che dobbiamo fare. Quindi come dire che per riconoscere un volto effettivamente la quantità di informazioni non è elevata, non serve un'immagine ad alta definizione, servono pochi elementi. Ok? Hanno lo svantaggio di adattarsi molto bene ai dati. Questo qui è un tipo di soluzione che va in overfitting. Cioè, una volta che apprende bene dai dati, lavora bene sui dati, ha dei risultati eccellenti su quei dati, ma in buona sostanza, ma è anche comprensibile, se io cambio i dati, praticamente posso buttare tutto. Okay? Eppure, diciamo, se vuoi, è legato al fatto del tipo di dati di riconoscimento che devo fare, quindi non si presta per altri tipi di soluzioni. E poi, diciamo, ha bisogno di una quantità di dati che, lasciatemi dire, va verificata, nel senso che per capire quando diciamo, la quantità di dati è sufficiente, va verificato in maniera quasi artigianale qual è il numero di cicli, che si chiamano epoche, in cui poi il modello, come vi facevo vedere nel grafico di poco fa, a un certo punto raggiunge quello che è l'ottimo del suo funzionamento. Però è una cosa che dipende molto dal tipo di dati, dalla quantità di dati, e quindi c'è un lavoro, se vuoi, artigianale in questo tipo di soluzione che si è applicata. Tutto qui, sono rimasto nel tempo. Grazie.